Nel Vangelo di oggi preso da Luca, al capitolo 11, dal versetto 27 e seguenti, leggiamo: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Dalla folla una donna esplode in un canto di gioia e di stupore dicendo: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. È una voce sincera che viene dal profondo del cuore e tuttavia nasconde un terribile pericolo, il rischio di confinare la novità di Gesù dentro un'appartenenza familiare. È vero, il grembo di Maria è stato beato, eppure lo è stato non solo per aver portato dentro Gesù, ma anzitutto per aver detto sì a Dio. Il suo seno è stato beato perché il latte dato a quel bambino proveniva direttamente dal cuore. La vera beatitudine non è una questione di sangue, ma di cuore. Insieme con l'ascolto è necessario fare spazio in noi per accogliere la parola, farla crescere fino a che non si trasformi in azione, renderla produttiva, conservarla viva. La felicità non riguarda un contatto fisico o un'appartenenza familiare, ma una disposizione di fede attenta alla parola di Dio. Ognuno di noi ha la possibilità di diventare grembo disponibile affinché la parola si incarni e si realizzi. E questo quanto ci chiede Gesù per essere felici, per essere beati. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.